Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Cazzo Flams. Nel video di oggi andiamo a parlare di uno dei batteristi che preferisco per quanto riguarda il groove, per quanto riguarda la potenza, per quanto riguarda il feeling, per quanto riguarda la batteria in generale. Super Grooveman Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers e non solo, ma oggi ci concentreremo principalmente, anzi solo, sui Red Hot Chili Peppers. Tre groove iconici di Chad Smith spiegati, scritti nel PDF, utilizzando alcuni strumenti che qualcosa l'avete già visto, qualcosa no. Quindi, sigla, iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, che tanti di voi non si iscrivono, ci mettete un attimo e per me è molto importante. Iscrivetevi al canale, sito Cazzo Flams se vi piace come spiego, e sigla, veramente. Andiamo con la sigla. Ok, prima di partire a suonare vi spiego solo che cosa utilizzo. Oggi utilizzo una Pearl Decade che avete già visto sul canale, vi lascio il link al video qui sotto. Di solito ha due tom questa Pearl Decade, ma facendo Chad Smith, facendo i groove di Chad Smith, ho deciso di montare un tom solo, rullante e piatti presi anche loro da strumentimusicali.net. Ho messo la scatola lì, l'ho appoggiata a caso, ma era talmente dritta che ho detto quasi quasi la lascio lì. Adesso forse si è spostata un pochettino. Comunque, grazie mille strumentimusicali.net per avermi mandato un set di piatti super rock, veramente perfetto per il rock, pop, funk, eccetera, eccetera. E un rullante, ve lo prendo. Questo qua, l'utility di Pearl, rullante 14x5,5, che sentirete. Ve ne parlo dopo bene del rullante, solo dopo che l'avete sentito. Quindi partiamo con il primo groove. Vai! Primo brano, Give It Away, ovviamente dei Red Hot Chili Peppers. Tutti i brani che vedremo oggi, tutti i groove soprattutto che vedremo oggi, sono di Chad Smith nei Red Hot Chili Peppers. Allora, questo in realtà è un groove abbastanza semplice, tra virgolette, proprio come ritmica, come tecnica, eccetera, ma ha un po' di problemi, ad esempio il portamento. Chad Smith ha sempre questo portamento molto potente, infatti sto usando delle bacchette 2B, vi lascio in descrizione tutte le bacchette 2B presenti su strumentimusicali.net, perché ho bisogno proprio di tanta spinta e soprattutto è proprio una questione di feeling. Allora, partiamo dal groove così lo capiamo bene e poi andiamo a capire anche come dargli potenza. Allora, Charleston in ottavi con possibilmente accento ogni due, quindi accento in battere e aperto, un bel po' aperto. Quando vedete Chad Smith suonare questo pezzo, il Charleston fa così. Quindi, diamo potenza a questo Charleston. Molto figo il Charleston, tra l'altro, molto secco. Rullante sul 2 sul 4, cassa che fa questo. Ve lo faccio col Charleston chiuso, così la cassa si sente meglio. Quindi abbiamo una parte tum, tupa, tum, quindi tutti i colpi singoli di cassa. Mentre nella parte dopo, subito prima e subito dopo il rullante, abbiamo due doppi colpi. Mentre nella parte dopo abbiamo due doppi colpi prima del rullante, due doppi colpi dopo il rullante. Cioè, noi arriviamo, facciamo. Poi facciamo Charleston, cassa, cassa, tutum. Quindi Charleston e poi due sedicesimi di cassa. Rullante e due sedicesimi di cassa. Quindi. We'll be right back.
Quindi, come avete visto, avevo il Charleston ancora un po' troppo chiuso, quindi l'ho aperto bene in modo tale da dargli proprio quella pastosità del Charleston aperto. E la cassa, appunto, tum, tupa, tum, tum, tum. Di base cerchiamo di fare i doppi colpi precisi, ma quando riusciamo a farli, dare un po' più di spinta su ogni secondo colpo del doppio colpo. Quindi non è, ma è tutum, tutum. Diamo più importanza a quello lì. Infatti, se sentite la canzone originale, sembra quasi che non ci siano i doppi colpi. Tutum, tutum. Per quanto riguarda il fill, volendo, che è il fill che c'è subito dopo le battute di groove all'inizio della canzone, sedicesimi, dove la mano destra va a fare accenti, la mano sinistra va a suonare ghost. Poi due accenti cassa e poi tutti i sedicesimi forte. Volendo, questo ondulante posso tirarlo ancora un pochettino di più, anche se in realtà poi di solito Chad Smith ha, come armonici, ne ha sempre abbastanza. Diamoci sotto, dai, con l'accordatura. Anche così, abbastanza versatile come accordatura. Quindi mi raccomando, precisi, potenti, e poi andate a fare questi groove spostandoli sul set. Quindi, come vi dicevo all'inizio del video, non limitatevi a farli su Charleston come il pezzo originale, ma provate a spostare la mano destra, poi provate a suonare qualcosa di molto simile con lo stesso andamento, che però sia diverso. In questo modo andate a creare dal groove originale dei groove vostri. Poi, oltre a spostarla a destra, cominciate anche a spostare un pochettino a sinistra, magari facendo qualche ghost o qualche controtempo, e pian pianino andate a migliorare il groove, sia originale, sia i vostri nuovi groove. Secondo brano, Charlie. Allora, questo è un brano che non è famoso come gli altri, almeno secondo me non è famoso come gli altri, ma a me piace tantissimo e soprattutto ha un groove veramente super 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 funky. In questo video vediamo tre groove completamente diversi uno dall'altro, questo molto 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 funk, e l'avete sentito già il groove. Vi dico già una cosa subito. Allora, questione ghost, come al solito, io ve la spiego, ma in realtà poi vedrete, avete visto anche quello che ho suonato, non è sempre perfettamente uguale la questione ghost. Alcune volte magari metto un raddoppio, alcune volte non lo metto, alcune volte metto una ghost, altre volte ne metto due. Cioè, anche Chad Smith alla fine l'avrà registrata magari sempre uguale, ma poi live fa un po' di modifiche, eccetera, in base all'andamento, in base a come se la sente, diciamo. Quindi, di base, i raddoppi che ci sono, ci sono sempre, perché quelli ci sono proprio nel groove e basta. Ma per tutte le altre ghost si può anche un attimino improvvisare, tra virgolette, basta mantenere sempre lo stesso flow. Allora, Charleston, che di base va sempre dritto, a parte alla fine che abbiamo quelle due aperture, quindi
Poi anche qua accenti, mini aperture, ogni tanto ce ne sono un po' non programmate, ma un po' a sentimento. Per il resto, senza ghost, il groove è questo qua. Allora, aggiungendo le ghost, abbiamo detto le doppie ghost sono importantissime, arrivano sempre prima del 3, quindi sempre prima della cassa, e poi andiamo ad aggiungere le ghost, ve lo faccio un po' più piano. Un po' più veloce. Anche qua, ovviamente, andate a modificare, fare, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto per dirvi, anche se ve l'ho detto già all'inizio del video, adesso che li avete sentiti e li abbiamo provati un po', questione batteria ve ne ho già parlato, perché la Pearl Decade, ho già fatto più video con questa batteria, qui sotto in descrizione vi lascio il video in cui proprio faccio la recensione della batteria. Qui abbiamo questo rullante Utility di Pearl, 14x5,5 in acero, 6 strati di acero, e devo dire che mi piace questo perché allora ha le ghost belle secche e soprattutto ha delle armoniche che escono abbastanza senza dar troppo fastidio, però belle sulle armoniche medie, medio acute, mi piace un sacco. Poi bacchette 2B più rullante, abbiamo una potenza niente male. Per quanto riguarda i piatti, abbiamo appunto il set dedicato, diciamo, al rock di Zildjian, con gli Zildjian A. Abbiamo Charleston da 14, Crash da 17 e 19, e vai, ce l'ho fatta ad avere i due Crash dispari, perché mi piace un sacco 17-19, 18-19 mi piace, 17-19 forse mi piace ancora di più, Ride da 20, che in realtà è molto potente, ha molto ping. Anche la campana è bella potente, devo dire, quando mi è arrivato, sperato che fosse da 22, ma lo sapevo, l'ho ordinato, visto che era da 20, ho detto proviamo sto 20, e un po' più grande mi piace da vedere, ma da suonare questo esce proprio tanto e ha molta potenza. Anche da crashare insieme agli altri due crash. Raga, è perfetto. Quindi, ottimi piatti, rullante mi piace, batteria l'abbiamo già sentita, vi ho già detto che mi piace un sacco. Andiamo al terzo e ultimo brano. Al terzo e ultimo groove, che brano, groove. Ultimo groove che vi faccio vedere oggi, super 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 famoso, groove barra fill, anche se di base è un groove perché è utilizzato proprio come groove nonostante sia sui tom, by the way, ovviamente sempre di Red Hot. Allora, questo è molto particolare, secondo me è bellissimo, uno dei groove che mi piace di più, e anche uno dei pezzi in realtà che mi piace di più. Allora, di base la mano destra e la mano sinistra fanno tutti colpi singoli, con degli accenti. Sembra impossibile, ma è così. Prendiamolo per pezzi. Allora, facciamo solo le mani per adesso. Quindi, timpano rullante, timpano rullante, timpano forte, ghost rullante. Poi, seconda parte, la mano destra si sposta sul rullante, ghost timpano e accento di tom 2, quindi.
Ovviamente quando dico ghost di timpano non vuol dire, ma vuol dire un colpo di timpano un po' più piano. E poi, quindi siamo arrivati. Arrivati qua, continuiamo con le ghost sul timpano, rullante folte, ghost di timpano, rullante piano, quindi. E poi spostiamo di nuovo la mano destra sul rullante. Rullante accentato, rullante ghost, timpano, tom. Fatto così sembra tutta un'altra roba. In realtà il fatto è che la cassa ha un ruolo veramente fondamentale. La cassa va a suonare praticamente dove abbiamo gli accenti. Quindi, primi due colpi di timpano. Accento di tom con la mano sinistra, andiamo a suonare la cassa, questa è una delle cose più difficili. E poi c'è ancora un colpo di cassa subito prima del rullante, il sedicesimo prima del rullante, quindi. Vedete che si rischia di fare il flam con la sinistra della cassa? Ovviamente questo groove fatto lento è molto più difficile. Andiamo, portiamolo su di velocità. Qui, quindi, imparato il groove originale, possiamo andare un pochino a spaziare. Spaziare cosa vuol dire? Spaziare vuol dire che possiamo inventarci delle cose diverse. La prima cosa che mi viene da fare, per quanto riguarda la coordinazione e soprattutto per dare ancora un po' di tiro, è inserire il Charleston col piede. Magari in ottavi, come in questo modo. Detto questo, però, possiamo poi trasformare questo in un groove normale su Charleston o su Ride, non spostando più la mano destra dal timpano al rullante o dal ride al rullante, ma lasciandolo sempre con la sinistra, avendo sempre però lo stesso gusto, lasciando però sempre lo stesso gusto al groove. Proviamo a spostarlo un po' partendo dall'originale. Quindi anche in questo caso, come avete potuto vedere, abbiamo mantenuto il groove, gli accenti soprattutto dell'originale, ma abbiamo creato groove completamente nostri. Quindi ragazzi, il video può finire qua, spero questi groove vi siano piaciuti. Questi erano i groove che per me sono stati tra i più importanti, quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che mi andava semplicemente di farvi vedere, perché secondo me hanno qualcosa di importante. Erano tre groove completamente diversi. Scrivetemi i vostri groove qui sotto, perché no,
potremmo pensare di fare un video magari in cui suono i vostri groove preferiti di Chad Smith. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di quest'idea, scrivetemi tre groove qui sotto che vi piacciono di più di Chad Smith e basta. Noi direi che ci vediamo al prossimo video. Voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto, la Pearl Decay la vedrete ancora, i piatti li vedrete ancora e quindi avremo possibilità di sentire ancora un po' questa strumentazione in altri contesti e in realtà, spoiler, suonata anche da altri batteristi, ma è uno spoiler così. Quindi grazie mille strumentimusicali.net, mi raccomando iscrivetevi al canale se vi va, ci mettete un attimo, andate sul mio sito Custom Drums dove ci sono tutti i miei corsi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!